È lei la donna giusta per Otello? No. No, no. Guarda, io adesso l'ho capito, Otello si è innamorato di lei. E mi dispiace assai, ma penso proprio che sia finita. Ci state buttando in mezzo a una strada, praticamente. Sentite, dispiace moltissimo anche a noi. Però questo è l'unico modo per evitare una dichiarazione di fallimento. Quindi si sacrifica qualcuno pur di salvare la barca? Sì. Sì, purtroppo non possiamo fare diversamente. Qui c'è soltanto il bilancio e il resoconto finale del 2003. Dov'è il resto della documentazione? Non credevo che avesse intenzione di fare un esame così approfondito. Ma veramente, ieri mi era sembrato di essere stata molto chiara. Io le avevo chiesto la documentazione e il bilancio degli ultimi 5 anni. Devo aver frainteso. Comunque le assicuro che la situazione contabile è in perfetto ordine. Sì, sarà anche in perfetto ordine, ma io non la conosco. E in questo modo non posso operare una giusta ripartizione dei fondi. Ma io sono qui per questo, per offrirle il mio supporto. Sì, io apprezzo la sua partecipazione, Sebastiano, ma io preferisco rendermene conto di persona. Sinceramente trovo il suo atteggiamento piuttosto offensivo, se non si fida di me. Non si tratta di fiducia, Sebastiano, è il mio modo di operare. Si è presa tutto. Ma che stai dicendo? Che cosa succede? Tanto io lo sapevo fin dall'inizio per quello che volevi. Ti giuro, senza il tuo aiuto non so come avrei fatto. Ma figurati, non ho fatto niente di speciale. Hai un fazzoletto di carta, per caso? Certo. Grazie. Prego. Beh, ci vogliono un bel po' di muscoli per fare operazioni come questa, no? Diciamo che aiutano. Se non sei di Napoli, come mai sei da queste parti? Vacanza? Sono qui per lavoro. Ah, sì? E di che cosa ti occupi? Si vede che non guardi molta televisione tu, eh? In realtà non sono un grande appassionato. È grave? Se l'avessi guardata un po' di più, probabilmente a quest'ora mi avresti già riconosciuta. Oddio, spero di non aver fatto una gaffa. Diciamo che sopravviverò. Non sono ancora così egocentrica. E voilà! Missione compiuta. Come posso ringraziarti? Posso offrirti un caffè qui al bar? C'è un bar carinissimo. Mi farebbe molto piacere, ma... magari facciamo un'altra volta. È che sono in un ritardo mostruoso e oggi è una giornata infernale al lavoro. Ma che lavoro fai? Il minatore? No, 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 no. No, lavoro in una casa discografica. Divertente. E si chiama? La Starbucks. La conosci? No, mai sentita. Vabbè, non sono una grande appassionata di musica. E allora siamo pari. Mademoiselle, cambiare una ruota non è mai stato così piacevole. Io comunque sono Flavia. Flavia Fattori. Io sono Filippo. A presto, Flavia. Ciao. Ciao. Ah! Buongiorno.
Si può avere un succo di frutta? Certo. Ti trovo in forma. Me la cavo. E Silvia Rossella, la sentite? Sì, le ho sentite ieri. Mi ha detto che la bambina sta andando a scuola con piacere e contenta. Sicuramente sarà la prima della classe. Ha preso tutto dalla nonna, brava e buona. Te la raccomando, la nonna. Pronto, Barbuccano? Ah, sì, sì, buongiorno, gliela passo subito. Carmen, c'è tuo padre al telefono. Io lo stavo pensando. Vai là, vai, così parli più tranquillo. Ah, va bene. Una bella soddisfazione per un padre, per una figlia così affezionata. È proprio voi che cercavo. Sono contenta di trovarvi insieme. Dunque, la mia produzione vi invita a una festa oggi pomeriggio. Ci sarà tutto il cast. Che ne dite? Di là? Beh, Delia, mi dispiace, ma io ho già un impegno stasera, non posso. Dai, Teresa, non lo puoi rimandare? E tu, Otello? Beh, io sì, vorrei, ma... Niente ma. Sarai il nostro cavaliere. Guarda, mica vorresti rifiutare il tuo braccio a due belle donne come noi, eh? No, se si tratta di fare il cavaliere, volentieri. Guarda, se non lo fai io mi arrabbio, eh? Me lo lego al dito. Ma se me lo chiedi così, non si Bene, può rifiutare. Allora, è fatto. Lui sarà il nostro accompagnatore. Che vogliamo di più? Delia, mi dispiace, io non posso proprio. Teresa, non ti fa pregare, su. Ci divertiamo, dillo anche tu, Otello. Beh, sì, Teresa, passiamo un pomeriggio diverso, no? Ci divertiamo. Un pomeriggio diverso. Non è scaricando la tua rabbia su di me che ti sentirai meglio. Lo so che stai passando un momento difficile. So quanto ti manca tuo padre. Tu non sai niente. E non nominare mio padre non ti permettere. Come sei brava ad usare il suo nome. D'altronde è la tua specialità. Usare le persone, manipolarle. Ma che cosa credi che io non l'abbia capito che cosa volevi da lui? Tu volevi solo i suoi soldi. E io, cretina, che fin dall'inizio pensavo che i tuoi sentimenti fossero sinceri. Ma erano sinceri. E lo sono tuttora. Ma perché non vuoi credermi, Nina? I soldi? I soldi che cosa c'entrano con l'amore? Com'è che ti sei fatta inserire nell'eredità? Ma ha fatto tutto tuo padre. Io non ne sapevo niente. Fidati. Ti sto dicendo la verità. Te lo giuro. Io non mi fido di te. Non riuscirai a fregarmi come hai fatto con mio padre. Non ci riuscirai. Sasà. Sasà, per favore, non partire in quarta. Ti ho detto che è soltanto una possibilità. Conosci la nostra situazione. Ecco, quindi evita di andare in giro a mettere i manifesti. Ecco, bravo. Sì, allora ti chiamo io quando so qualcosa di più preciso. Ok. Ciao. Ciao. Scusami, Nadia, eh. Dimmi. Di là c'è Flavia Fattori che vorrebbe incontrarla. Chi? Flavia Fattori, l'attrice. Ah, sì, sì, sì. Sì, falla pure entrare. Nadia. Nadia, scusami, eh. Ma esattamente cosa ha fatto questa Flavia Fattori? Davvero non lo sa. Se lo sapessi te l'avrei chiesto. È stata la protagonista di Pregiudizio, Generazione Ribelle. Pregiudizio e Generazione Ribelle. Disturbo, si può? No, ma che disturbo? Prego, accomodati. Beh, la fretta a volte può giocare brutti scherzi. L'hai dimenticata sulla mia auto. Ecco dov'era. L'ho cercata dappertutto. Sei fortunato, sulla carta intestata c'era l'indirizzo. Altrimenti avresti anche potuto dirle addio. È uno dei rischi che si corrono quando si aiuta una bella donna a cambiare una ruota. Grazie, Nadia. Puoi andare. Ho detto grazie, Nadia. Puoi andare. Sì, certo. Se ha bisogno, chiami pure. Beh, molto carino qui. Non ero mai stata in una casa discografica. Sembra interessante. In realtà non hai ancora visto nulla.
Se poi vuoi dire che sono le persone a rendere interessanti gli ambienti, comprese anche quelle di passaggio, sono perfettamente d'accordo con te. Se hai del tempo posso farti fare una visita guidata. Con piacere. Anche perché io e te avevamo un appuntamento in sospeso, no? Sì, mi sembra un caffè, giusto? E sai che ti dico? Che ne pensi se ce lo prendiamo adesso? Che novità ti devo dire, Raffaele? Quel Gianni Principe continua a dichiararsi innocente, anche se pare che tutti i sospetti della polizia cadano su di lui. Questa è già una cosa, no? Ma io resto comunque indagato, capito? E questa situazione di incertezza, certe volte mi sembra peggio di una condanna. Vabbè, Renato, devi avere un po' di pazienza. L'hai detto pure tu, no? Il cerchio si sta stringendo, no? Speriamo. Io sono mesi che non faccio altro che sperare. Le cose a casa come vanno? Beh, lì vanno abbastanza bene, devo dire la verità. Giulia in questi giorni è stata eccezionale, mi è stata vicino, mi ha aiutato. Solamente che è tutto inutile. È troppo tardi. Che significa troppo tardi? Significa che siamo arrivati a un punto di non ritorno. E quando la situazione raggiunge questo punto, tentare una riappacificazione è completamente inutile. Cioè non vedi nessuno spiraglio tu? Ferite così profonde non si possono rimarginare. Magari bastasse la buona volontà per rimettere a posto le cose. Vabbè, qua ci vuole il tempo. Il tempo aggiusta tutto, Renato, stai tranquillo. Io mi devo trovare assolutamente una casa, Raffaele. Questo per non creare false aspettative, illusioni, specialmente per Nico, che di delusioni fino adesso ne ha avute già troppe. All'inizio un cucciolo ha bisogno di prendere confidenza con il nuovo ambiente. È possibile quindi che tra voi nascano delle incomprensioni. Cos'hai da guardarmi così? È fondamentale stabilire subito... Ma mica c'era ancora fame. Sistema di comunicazione in cui si sta usare autorevolezza e capacità di rassicurazione. Vitale per un cucciolo di circa 6 mesi di pastore tedesco è l'alimentazione. Sono necessari minimo 300 grammi di cibo al giorno per soddisfare il suo fabbisogno alimentare. Mi raccomando, non siate avari. Sì, vabbè, è stata in combutta, eh? Ti sei messo d'accordo. Ricordatevi che per i cani, come per gli uomini, il cibo è anche un modo per veicolare l'affetto. Il gioco è tra le esigenze primarie del cucciolo. Imparare a giocare permette di migliorare... Ma che schifo! Ma come fai a mangiare sta roba? Per questo è fondamentale stabilire delle regole e un sistema di comunicazione in cui si sappiano dosare autorevolezza e capacità di rassicurazione. Vabbè, vediamo se c'è qualcosa di più interessante. Prosecuzione! Questo ti piace, eh? Ti piace, eh? Beh, almeno fatto di donne ci si capisce. Pronto? Novella, quanto tempo? No, certo che mi fa piacere sentirti. Come, scusa? Mi sembra di non averti mai deluso, o sbaglio? Ah beh, a parte quella volta. Però poi a San Benzano mi sono rifatto. In questo momento... In questo momento ho un grosso scoop per le mani. Ti dico solo un nome. Flavia Fattori. È certo che ti do l'esclusiva. Guarda che quando mi ci metto sono meglio di un cane poliziotto. Minimo minimo sarei in un palazzo antico al centro. Oppure in una villa sul mare. Ci sarà un sacco di gente chic. E ci pensi ai VIP, i fotografi, gli attori americani? Magari mi capitava a me un invito del genere. Ma sono cose che giusto una volta nella vita possono capitare. Infatti, sono stata una stupida ad accettare. Io dovevo dire subito di no. Signora Teresa, sta dicendo che lei non ci vuole andare? Scusatemi ragazze, ma onestamente voi mi vedete in un ambiente come quello, pieno di gente elegante, di persone famose, VIP? Sì. Via da voi. Sarei, ma tu veramente fai? Guardi, che lei non ha niente da invidiare a nessuno. Ragazze, ma per favore, io mi sento ridicola e poi non c'ho niente da mettermi e poi sono sicura di fare una figuraccia. E l'aiutiamo noi a scegliere qualcosa? Sì, dai! Appena smettiamo qua, veniamo a casa tua. Ragazze, voi siete molto carine e molto gentili. Però io non sono fatta per queste vetrine. Tere, ma sei scema? Senza offese, eh? Basta. Abbiamo deciso. Vuole o non vuole, lei andrà a questo cocktail. Ma scordatevelo proprio! Non ci penso nemmeno! Ah, sì? L'hai voluto tu, eh?
Ma che fate? Mettetemi giù! No! Noi la mettiamo giù, ma sappia che se lei non ci vuole andare con le sue gambe, ce la portiamo noi. Di peso! Come può constatare, il conto economico è inattivo. Beh, se non c'è altro, io andrei. Sono un po' preoccupato per Nina. Perché? Che cosa è successo a Nina? No, niente, ma è stata qui poco fa. Doveva aver bevuto, preso qualcosa, non lo so, è andata via, che era fuori di sé. Nina è sempre stata una ragazza inquieta, difficile. Ma da quando frequenta certe persone, come quel Gianni Principe, tra l'altro indagato per la morte del padre. Ah, mi scusi, non volevo essere inopportuno. No, si figuri, la cosa non mi riguarda proprio. No? Quando c'era l'ingegnere, anche se non erano in ottimi rapporti, ma almeno riusciva a tenerla a bada. Ma adesso che è abbandonata a se stessa, completamente sola. Che intende con completamente sola? Ah, non lo sa. Nina ha licenziato tutta la servitù. Non fa più entrare nessuno dentro casa e continua a macerarsi nel dolore. Quella ragazza non può andare avanti così, ha assolutamente bisogno di aiuto. Infatti, anche perché nello stato in cui si trova, temo che possa commettere qualche gesto estremo e... Beh, io vi lascio. Ci vediamo. Giulia. Arrivederci. Arrivederla, dottore. Arrivederci. Ah, Sebastiano. Sì? Si ricordi di portarmi quei documenti che le ho chiesto? Non si preoccupi, avrà tutto come concordato. Non avrei mai immaginato che una casa discografica fosse così affascinante. Sono contento che il tour sia stato di suo gradimento. No, ti giuro, mi è piaciuto da morire. Soprattutto gli studi di registrazione, sono stupendi. Poi, ovviamente, spero che tu l'abbia capito, stavo scherzando prima, io adoro la musica. Ne avevo un vago sospetto. Anzi, per me è sempre stato un sogno recitare in un musical. Per me è l'esperienza più completa per un attore, è proprio quella che gli permette di esprimere tutte le sue potenzialità. Sono perfettamente d'accordo con te. E mi auguro che questo tuo sogno si realizzi al più presto. Beh, grazie. Beh, dai, vedo che sei piuttosto impegnato. Non vorrei farti fare tardi. Senti, se ti fa piacere, potremmo andare fuori a cena insieme questa sera. Stasera? Perché no? È una buona idea. Beh, allora stasera? Oddio, scusami. Che stasera ho un pallosissimo cocktail di produzione al quale non posso proprio sottrarmi. Peccato. Pazienza, ci sarà un'altra occasione. Se il destino lo vorrà. Ciao Filippo, buon lavoro. A te buon cocktail. Ciao. Ciao. Come hai potuto vedere, Sandro sta bene. Il dottore è fiducioso, dice che sta facendo molti progressi. Sono contento. Qualche volta, però, avrei piacere di accompagnarlo io alle sedute di logopedia. Roberto, forse non ci siamo capiti. Tu sei qui solo perché non posso impedirtelo. E non ti concederò nulla di più, anzi. Farò di tutto per toglierti anche questo diritto. Puoi fare quello che credi, le tue minacce non mi fanno paura. Questo lo vedremo. E comunque non mi va di discutere. Filippo mi sta aspettando alla Starbucks. Nessuno ti sta trattenendo, mi pare. Vedo che continui a sprecare le tue energie, ad agitarti inutilmente. Ma ti riesce così difficile ammettere che la Starbucks ti porterà alla rovina? Sbaglio o t'ho già detto che sono affari miei? Ti sbagli. Sono anche affari miei. Il tuo tempo è scaduto, Roberto. Gradirei che ti accomodassi fuori. Come vuoi. Però ti avverto, l'argomento lo puoi evitare qui, ma non potrei farlo al prossimo consiglio d'amministrazione. Sappi che non ti darò tregua. Dicono che fa malissimo. Parli da solo? No, giuro, c'è un sondaggio. Il 95% delle ragazze che studiano per più di 4 ore al giorno soffrono di gravi alterazioni psichiche e muscolari. Dice proprio psichiche e muscolari. Anche di occhiaie, colorito giallastro,
capelli aridi. Nient'altro? Guardati, sembra il promo per un film di Dario Argento. Senti, se ho la faccia da zombie, è perché tu mi costringi a fare le 2 del mattino ogni volta? Io non lo so, ma tu non sei mai stanco. Mai, mai, è solo una questione di allenamento. Se tu ti affidassi completamente a me, ti accorgeresti che dopo un po' la fatica non la senti più. Certo, da morta è difficile. Va bene, allora facciamo così. Oggi ci dedichiamo a qualcosa dall'orario un po' meno impegnativo. Tipo il mio prossimo esame? Ma no, tipo un bel cocktail, bellezza. Ma poi come li trovi tutti questi inviti? Vabbè, di cosa si tratta? Ma per ora posso dirti che è in un posto molto bello, con della gente molto interessante. L'unica cosa è che dovresti cambiarti d'abito. Perché? Cosa c'è che non va nel mio abbigliamento? Non mi sembra una serata di gala, no? Ma no, è solo che è un look troppo minimalista. Dovresti metterti qualcosa di più spregiudicato, di più aggressivo, qualcosa che lascia il segno. Dai, andiamo ad approfondire la questione, su. Ma che cosa vuoi approfondire? Ma poi tu non mi sembri tanto in tiro, voglio dire. Beh, ma un uomo non deve essere mai più elegante della sua donna, no? Senti, qui la questione si sta facendo complicata, perché non ci vai da solo? Amore mio, io senza di te sono un mollusco, un relitto, una nullità. Guardami, non ti faccio bene. Filippo, i conti sono disastrosi. Al prossimo consiglio d'amministrazione ci farà a pezzi. Capirai, non aspetta altro. Non ha proprio il senso della misura, quell'uomo. Prima porta la Starbucks sull'orlo del fallimento e poi ritorce su di noi tutte le responsabilità. Beh, non era difficile da prevedere. Comunque, possiamo ancora farcela. Innanzitutto dovremmo riprendere in mano il progetto dei Nomelodici, così da recuperare le liquidità. E poi dobbiamo tentare un rilancio, magari con qualche nuovo investimento. No. Beato te che hai ancora tutte queste energie. Sarà la rabbia che me le fa venire. Comunque, ti avevo preparato anche un prospetto. Vediamo. Eccolo qua. Dai un'occhiata. Filippo, abbiamo assolutamente bisogno di un'idea. E di un'idea vincente. Forza, sgombrati tutto, arrivo. Ehi, tu, leva questi fondi. Scappa, non te li voglio qui. Ha cucinato Angela, possiamo garantire solo sulla buona volontà, non sulla qualità. Apparecchia piuttosto, va? Accidenti, siamo andati sul difficile, peperoni ripieni. Beh, che cos'è tutta questa mobilitazione? Qualcosa di speciale, si festeggia? Perché c'è per forza bisogno di festeggiare qualcosa di speciale. Festeggiamo piuttosto la vita di tutti i giorni, no? Soprattutto quando porta un po' di pace e di serenità. Beh, anche questo è vero. Ha cucinato Sofia, dottor Poggi, quindi non ci facciamo illusioni. Ma la smettila, vuoi finire? Sorella, non ti preoccupare, ti difendo io, lasciale stare queste malingue. Beh, allora qua ci vuole un buon bicchiere di vino, un brindisi. Il brindisi è d'obbligo, sì. A che si brinda? Alla normalità. Alla normalità. Però... ne ha di cose la signora Teresa, eh? Ma tu guarda che cose! Perché? Guarda che questa è fichissima! Come no? Per uscire con John Travolta! Guarda che questo sono anni 70, adesso vanno di grande moda! Forse è meglio che ne diamo una voce, sennò quasi fa notte. Ci vuole ancora molto! Un attimo, ho quasi fatto! Comunque manco questo mi sembra adatto! Figuriamoci. Signora Teresa, venga fuori, così la controlliamo anche noi. Tanto mica deve andare al party della regina Elisabetta. Sto arrivando, ma se mi mettete a ridere, giuro che mi licenzio! Se non ti muovi, ci licenziamo prima noi! Ecco. E con questo, altro che il ricevimento della regina Elisabetta! Teresa, è troppo fashion! Ma cos'è che non ti convince? È lanciatissima, tra il cinema e la TV non la ferma più nessuno. E adesso le manca soltanto un successo discografico. Ma io non lo so, non sono convinta. L'utile è reciproco. Noi le produciamo il CD. E lei ha una carta in più da mettere sul suo curriculum. Peraltro già sufficientemente brillante. Ok, conosco quella faccia. Non è una operazione dalle grandi velità artistiche, siamo d'accordo. Appunto, io voglio... vorrei offrire al pubblico dei prodotti di qualità e non roba commerciale che cavalchi l'onda del momento. Ehi, aspetta,
Sulla teoria siamo assolutamente d'accordo. Il fatto è che è un periodo particolare per la Starbucks. Sì, della serie affossiamoci con le nostre mani. Devi considerarla come un'operazione di marketing. Un modo per far parlare di noi, per riavere visibilità, per recuperare terreno. Sì, e tutto questo grazie a Flavio Fattori. Sì, sì. Ci darà una boccata d'ossigeno. E poi dopo avremo tutto il tempo di produrre musica di qualità. Va bene, va bene. Allora, ammesso e non concesso che noi prendiamo in considerazione la cosa. Che cosa ne pensa questa Flavia? Hai parlato con lei? Quali sono le sue condizioni? Ecco, per la verità io non le avrei ancora parlato, ma è perché è un'idea che mi è venuta adesso. No, Filippo, fammi capire, noi stiamo fantasticando sul nulla. Ma ti assicuro che le parlerò quanto prima e sono certo che accetterà. Io quella donna la odio. La odio con tutta me stessa. Non si può non odiarla. Giulia Poggi è falsa. Si comporta come se già fosse la padrona. Il suo obiettivo era chiaro fin dall'inizio. Mirava i soldi. Ma il povero Arturo era troppo ingenuo per accorgersi che lo stava manovrando. Maledetta bastarda! Anch'io al tuo posto sentirei il sangue ribollirmi nelle vene. È stata lei a metterti contro tuo padre quando ti sei fidanzata con Gianni. E ha fatto bene i suoi calcoli. Infatti, ora Gianni rischia la galera. E lei, la signora, ha avuto un bel premio. Mi fa schifo. Non è giusto. Quella donna deve pagare. E se la legge non tutela le persone per bene, allora diventa inevitabile farsi giustizia da soli. Giulia non c'entra. È colpa mia. Tutta colpa mia. Io non posso dare la colpa agli altri quando la colpa è solo mia. Ma che dici, Nina? È la verità. È solo colpa mia. Non è vero, ti ho detto! Che hai? Perché mi parli così? Niente. Solo che sono ancora molto scosso per la morte di Arturo. Mi dispiace. E poi mi preoccupo per te. Lo sai che ci ho sempre tenuto molto a te. Vero, Nina? Beviamoci su. Tieni. Ci aiuterà a rilassarci. Dopo starai sicuramente meglio.